Rieccoci a una nuova edizione delle notizie a cura del Corriere di Sciacca.it. L'amministrazione comunale di Sciacca sta predisponendo la richiesta da inviare alla Regione Siciliana del riconoscimento dello stato di calamità naturale. Lo ha detto il sindaco Fabio Termine commentando i danni del maltempo di ieri che al momento stanno riguardando l'interdizione al traffico dei tre ponticelli Carbone, Raganella e Foggia. Il comune di Sciacca al momento ha stanziato 100.000 euro circa per finanziare interventi di somma urgenza. La cifra è inferiore alle necessità, bisogna dunque sollecitare la protezione civile regionale con ulteriori provvedimenti di emergenza. Sulla situazione di Sciacca il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa oggi ha ribadito che ormai non sono più rinviabili i necessari interventi infrastrutturali. Intanto, in località Foggia, dopo l'ennesimo episodio alluvionale, sono stati eliminati nelle scorse ore alcuni dei muretti in cemento che delimitano la strada dall'arenile. Un intervento effettuato per agevolare il deflusso dell'acqua che, in occasione di piogge alluvionali, fango e detriti invadono le stradine interne e i piani bassi delle abitazioni. I muretti bloccavano l'acqua impedendole di convergere sulla spiaggia e dunque in mare. E si presenta in uno studio medico e con insistenza chiede il rilascio di una prescrizione per un esame radiologico. All'arrivo dei poliziotti, chiamati per fare in modo che la donna non proseguisse nel creare caos, è andata su tutte le furie e ha provato a scagliarsi contro il medico. Bloccata dagli agenti di polizia, ha iniziato a spintonare e a graffiare gli stessi operatori, provocando ad uno di loro delle lesioni superficiali. È accaduto a Porto Empedocle. La donna, già sottoposta all'obbligo di dimora, è stata arrestata in flagranza di reato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio. Giornata di formazione ed occasione di incontro istituzionale oggi a Santa Margherita Belice presso l'Istituto Comprensivo Tomasi di Lampedusa. Un investimento formativo voluto dall'amministrazione comunale e dalla scuola è rivolto alle nuove generazioni per promuovere la cultura della protezione civile. I 200 ragazzi coinvolti hanno partecipato con entusiasmo e gioia, imparando in presa diretta le cose fondamentali da fare e da sapere di fronte a molti rischi. Partiranno a breve gli interventi di messa in sicurezza di due valloni nel territorio del comune di Menfi, nei quali scorrono altrettanti torrenti che necessitano di lavori di pulizia finalizzati a prevenire fenomeni di allagamento. Si tratta dell'affluente del fiume Mandra Rossa in contrada Fiori di Menfi e del torrente che scorre nel vallone Foce Mirabile in contrada Porto Palo. Gli interventi saranno realizzati in virtù della convenzione tra il comune di Menfi e l'autorità di bacino della presidenza della regione. E si è svolta nel centro belicino la prima riunione del consiglio di amministrazione dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita. Il sindaco Gaspare Viola ha dato la delega di presidente al consigliere comunale Deborah Ciaccio. Direttore scientifico dell'istituzione è Bernardo Campo, che ha già ricoperto in passato il ruolo di presidente del Parco della Valle dei Templi ed è attualmente commissario straordinario di Taormina Arte. Carica di coordinatore a Matteo Raimondo, di direttore amministrativo ad Antonella Pernice. Nel CDA l'ex assessore regionale Sandro Pappalardo, Tiziana Lamarca, Gabriella Vicari, Salvatore Bavetta e Francesca Licata. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Questo è il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp